Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa nuova lezione di grammatica proseguiamo il percorso sul verbo parlando dei modi e dei tempi. Allora, vediamo innanzitutto i modi. L'azione del verbo può essere presentata in modi diversi, quindi facciamo degli esempi partendo da alcune voci verbali, ad esempio ascolto, se ascoltasse, ascolterei, ascolta. Allora, nel primo caso, ascolto indica un'azione come reale, quindi concreta e certa, quindi io ascolto in questo momento. Se dico se ascoltasse, invece l'azione è presentata come desiderabile, come augurabile. Oppure ascolterei presenta l'azione come possibile solo a determinate condizioni, e invece nell'imperativo ascolta l'azione viene presentata nella forma di un ordine o di un comando. Quindi possiamo dire che i modi del verbo indicano la maniera in cui viene presentata l'azione espressa dal verbo. I modi del verbo sono 7, 4 vengono detti finiti e 3 vengono detti indefiniti. Quelli finiti sono l'indicativo, il congiuntivo, il condizionale e l'imperativo. Vengono detti finiti perché attraverso la desinenza indicano con precisione la persona che compie l'azione e il numero. Allora, vediamoli in successione. L'indicativo. Questo modo indica un'azione reale, certa e sicura. Quindi, ad esempio, io salto, egli mangia, noi studiamo e così via. Il congiuntivo è invece un modo che esprime dubbio, incertezza, timore, supposizione, augurio, desiderio. Quindi, in frasi di questo genere, credo che egli dorma. Oppure, se fosse vero, o ancora, spero che legga, la fortuna ti assista, e così via. Il condizionale indica un'azione possibile o realizzabile solo a certe condizioni, come dice appunto il termine condizionale, quindi ad esempio in una frase di questo genere, verrei a casa tua se tu mi invitassi. Quindi il condizionale è verrei. Infine abbiamo il modo imperativo, che indica un ordine, un comando, un invito o anche un'esortazione. Ad esempio, dormi, ti prego, oppure esci, vai via immediatamente e così via. Questi erano quindi i modi finiti che, ripeto, indicano con precisione la persona che compie l'azione e anche il numero. Nei modi indefiniti invece, che sono gli altri tre, quindi il modo infinito, il participio e quello gerundio, non ci sono desinenze diverse per indicare la persona che compie l'azione, solamente in alcuni casi abbiamo l'indicazione del genere o del numero. Partiamo dall'infinito. L'infinito indica il significato di base del verbo, quindi ad esempio Carla vuole partire. Partire è un verbo al modo infinito. Oppure desidera camminare. Anche in questo caso camminare è l'infinito del verbo. Poi il participio ha la funzione di verbo, di nome e di aggettivo. Quindi prendiamo una frase. Il cane legato alla catena soffre. In questo caso, appunto, legato è il participio. Oppure la nuova dirigente è severa. Dirigente è sempre un participio, in questo caso presente e non passato. Oppure ancora, non sopporto questo rumore, è estremamente irritante. Irritante è sempre un participio presente. L'altro modo indefinito è il gerundio. Il gerundio indica un'azione mettendola in un rapporto di tempo, causa, modo o mezzo con quella indicata dal verbo della proposizione principale. Ad esempio, parlavano camminando. Camminando appunto vuol dire mentre camminavano e è un gerundio. Oppure studiando si è promossi. Studiando è sempre un gerundio e indica il mezzo tramite il quale si raggiunge la promozione. Ecco, l'altro argomento di oggi sono i tempi, quindi l'azione del verbo può avvenire in momenti, in tempi appunto diversi. Ad esempio possiamo sempre prendere varie voci verbali che esprimono una stessa azione che però avviene in momenti differenti e sono proprio le desinenze a indicare, quindi le parti terminali a indicare il tempo. Ad esempio canto, cantai, canterò.
Canto ha la desinenza o, che indica che l'azione avviene in questo momento, quindi nel presente. Cantai indica invece che l'azione è già avvenuta, in questo caso è una voce del passato remoto. Canterò invece è il futuro semplice, quindi indica un'azione che avverrà in seguito. Quindi possiamo dire che il verbo, attraverso le sue desinenze, è in grado di indicare il tempo, cioè il momento esatto in cui avviene l'azione. Ecco, il verbo ha tre tempi fondamentali, che sono appunto il presente, il passato e il futuro, e questi tre tempi si articolano in vari tempi verbali che permettono di dare delle sfumature più precise, quindi di esprimere con maggiore precisione diversi aspetti dell'azione. Quindi dal momento che ciascuno dei modi del verbo ha una propria serie di tempi, è importante analizzarli con più precisione. Quindi nei modi finiti partiamo dall'indicativo, abbiamo il tempo presente, quindi una sola forma per il tempo presente. Ad esempio, se prendiamo il verbo amare, la prima persona singolare sarà io amo. Per quanto riguarda il passato, abbiamo diversi tempi, quindi imperfetto, passato prossimo, passato remoto, trapassato prossimo, trapassato remoto. Quindi sempre partendo dal verbo amare e sempre facendo riferimento alla prima persona singolare, avremo io amavo per l'imperfetto, io ho amato il passato prossimo, io amai il passato remoto, io avevo amato trapassato prossimo, io ebbi amato trapassato remoto. Per quanto riguarda il futuro, questo si articola in due tempi verbali, futuro semplice e futuro anteriore. Quindi avrò io amerò per il futuro semplice, io avrò amato per il futuro anteriore. Poi, sempre nei modi finiti, per il congiuntivo, nel presente abbiamo la forma che io ami, per il passato abbiamo tre possibilità: l'imperfetto, che io amassi, il passato, che io abbia amato, e il trapassato, che io avessi amato. Per quanto concerne il condizionale, abbiamo solo presente e passato, quindi io amerei al presente, io avrei amato per il passato, e l'imperativo ha solamente il presente, ama tu, oppure ama col punto esclamativo, in genere che indica appunto il comando. Ecco, passiamo adesso ai modi indefiniti. Abbiamo, per quanto riguarda l'infinito, il presente e il passato, quindi il presente è amare, il passato aver amato. Per quanto concerne il participio, anche qui abbiamo presente e passato, quindi il presente è amante e il passato è amato. E per quanto concerne il gerundio, il presente è amando e il passato avendo amato. Quindi in questo caso, per quanto concerne i modi indefiniti, non abbiamo la possibilità del tempo futuro. Ecco, alcuni tempi verbali sono formati da una sola parola, altri invece da due parole. Quindi possiamo fare un'ulteriore distinzione per quanto riguarda la forma del verbo, classificandoli in tempi semplici, quindi quelli che sono formati da una sola parola, ad esempio amo, amavo, amai, e tempi invece composti, cioè quelli formati da una voce del verbo essere o avere, quindi da un verbo ausiliare, più il participio passato del verbo che esprime concretamente l'azione. Quindi ho amato, sono partito, avrei amato, sarei partito, e così via. Bene, anche per questa lezione abbiamo concluso, spero che vi sia tornata utile e vi invito o a riascoltare quelle precedenti nel caso in cui appunto aveste bisogno di informazioni di carattere più basilare sul verbo, e sempre anche a continuare a seguire il canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.